formaggio ragusano DOP guarda con estrema fiducia al futuro. Dopo la modifica del disciplinare, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, inizia un nuovo percorso per la commercializzazione e la vendita, ma soprattutto un'operazione di marketing a 360 gradi su tutto il territorio nazionale. È un percorso che, avendo strumenti che, essendo stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, diventano strumenti di unico riferimento per la normazione della regolamentazione della produzione, ma soprattutto per la creazione di un'immagine unica su questo prodotto, ci consente di poter avviare iniziative tese a coordinare l'azione che si impone all'interno della filiera e poi soprattutto per creare quella necessaria unicità d'immagine che deve facilitare il compito al consumatore che deve scegliere il prodotto. Su questa immagine noi vogliamo richiamare tutto il territorio ibleo, perché riteniamo che questo prodotto non può appartenere a quei casari, a quei pochi allevatori che lo producono, ma è un prodotto su cui si deve costruire l'immagine della provincia di Ragusa, di una provincia laboriosa, di una provincia di eccellenza, di una provincia che ha un formaggio che non ha nulla da invidiare agli altri formaggi che spesso troviamo tutti i giorni sui banconi della grande distribuzione. Vogliamo fare chiarezza, ci sono i metodi per garantire la trasparenza e la rintracciabilità del ragusano DOP, le metteremo tutti in campo a disposizione soprattutto dei consumatori, ma anche per il rispetto di quei produttori che si impegnano a lavorare all'insegna della qualità. Da stamane si inizia a lavorare per un progetto di commercializzazione, di marketing ad ampio respiro? Certo. Avendo una sola immagine su cui si costruisce la credibilità del prodotto, viene più facile affacciarsi sui mercati, dialogare con i buyer e soprattutto viene facile, più facile alla massaia, a chi fa la spesa, di individuare nella grande distribuzione il formaggio ragusano DOP, un formaggio che ha una denominazione di origine controllata, come dicevo prima, rintracciabile in ogni suo aspetto e soprattutto sottoposto a tutti i controlli di legge. I sacrifici che si sono fatti non possono non dare quei frutti sperati, nell'interesse sì del mondo lattiero caseario, della zootecnia, ma io dico dell'intera provincia di Ragusa e della Sicilia intera. Ci affacciamo anche al discorso della internazionalizzazione, perché il nostro prodotto è abbastanza richiesto, ma dobbiamo avere dei quantitativi che ci debbono mettere in condizione di poter soddisfare proprio le esigenze del grande mercato. Le carte le abbiamo in regola, siamo impegnati al massimo, contiamo di raggiungere gli obiettivi sperati. Stiamo parlando di nuove modifiche apportate al disciplinare, stiamo parlando di un piano di comunicazione, ma nello specifico quali sono le modifiche principali apportate a questo disciplinare che è stato autorizzato? Le modifiche, diciamo, minori in ogni caso sono principali, sono l'aumento del peso della forma per distinguerla un po' dal prodotto tipico che è il caciocavallo, l'aumento dell'umidità da 40 a 42% per una richiesta anche del consumatore di avere un prodotto più giovane e più dolce. Altra modifica importante è la porzionatura. Si può avere questo prodotto nostro ragusano porzionato o grattugiato. Altra modifica ancora importante è per chi ha una razza modicana può scrivere sulla forma provenienza da latte di vacca modicana. Si tratta quindi di modifiche che comunque, se da un lato aiutano l'allevatore e il produttore, dall'altro lato cercano di imprimere più fiducia nel consumatore e anche una maggiore capacità nell'acquistarlo e nel riconoscerlo soprattutto.
Anche per riconoscerlo bene è stato individuata il logo e un'etichetta che è poi è questa del Ragusano, che identifica il prodotto e lo fa unico, cioè questa etichetta sarà unica per tutte le forme intere, il porzionato o il grattugiato.